mister Viassi dopo questo 1-1 sul campo della Cheraschese, il Fossano ha bloccato la capolista e l'ha fatto, devo dire, con un secondo tempo di grandissimo carattere. Ma io direi, oltre che di carattere, direi anche di qualità di gioco, perché col carattere non si creano solo delle, diciamo così, una miriade di gol contro, di occasioni gol contro una squadra che ha subito solo 15 reti in campionato. Quindi oggi il secondo tempo li abbiamo messi alle corde, li abbiamo messi lì, abbiamo fatto un solo gol, ma penso che per occasioni create sono state molte, potevano essere di più, però alla fine il risultato per occasioni loro così non nitide, ma nel primo tempo per il rigore sbagliato, penso che alla fine però il risultato sia quello giusto, sia equo, anche se poi nel calcio, se tu non fai il gol, non fai il rigore, ti capita che prendi gol alla fine. Anche a me domenica scorsa, prima partita col Dronera, è successa la stessa cosa, quindi però penso che un risultato sia giusto, sia il pari sia giusto. Insomma, entrambe le squadre possono rammaricarsi per un po' di episodi, no? Entrambe hanno avuto l'occasione anche per vincere, perché poi il Fossano, devo dire, dopo l'1-1 non si è accontentato, ha continuato a spingere. Infatti abbiamo continuato a spingere, abbiamo creato altre 2-3 occasioni da gol e non siamo stati bravi a concretizzarle. Però, ripeto, venire qua contro la prima classifica in questa maniera, secondo tempo schierare a centrocampo Brungai e Gasco, che sono del 2000, e avere questa personalità di giocare in questa maniera, è stata una grande dimostrazione che quello che stiamo perseguendo con lavoro sui giovani sta iniziando a dare i suoi frutti. Cosa è scattato tra il primo e il secondo tempo nella squadra? È scattato che abbiamo delle doti, abbiamo delle qualità, e quindi toccati un po' sull'orgoglio e su così fare una figuraccia, sembrare una squadra di morti come eravamo il primo tempo, ha fatto sì che ci fosse la giusta reazione. È un po' un limite che abbiamo, ma oggi eravamo un po' insicuri, avevamo dei giocatori che in settimana hanno avuto l'influenza, hanno avuto la febbre, e quindi il portiere prima della partita è stato male, quindi era una partita che abbiamo avuto mille problemi prima, ma sono stati bravi a gestirla e portarla a termine in questo modo con grande qualità, secondo me. Grazie mille. Grazie a voi.